Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre soldato. Allora, fratelli e sorelle carissimi, questa omelia sarà inevitabilmente abbastanza breve, per ovvie ragioni abbiamo ascoltato il racconto assai eloquente della passione di nostro Signore Gesù Cristo, e dinanzi a questo atteggiamento migliore è quello del silenzio. Il silenzio orato. Io proprio questa settimana esce, non è ancora purtroppo arrivato, una settimana di Padre Pio, un articolo che mi hanno chiesto sulla passione, che si intitola proprio Il silenzio sofferente di Gesù. Se avete fatto caso, nell'ultima parte della passione Gesù non parla mai, parla tre volte. La prima volta davanti a Caifa per dire che era il figlio di Dio, cioè per dire la verità. La seconda volta davanti a Pilato per dire che era il re dei giudei. E la terza volta nel Vangelo di Matteo, che conosce, solo per dire una cosa, proprio a ridosso della morte: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dopodiché Gesù si chiude in un silenzio continuo, dinanzi a tutto il mare di male che stava prendendo su di sé. Voi sapete, in questa settimana il silenzio dovrebbe essere, mi raccomando, la dimensione ordinaria, un silenzio che favorisca la contemplazione, la preghiera e la meditazione su quello che è successo. Ci sono dei segni liturgici e non liturgici che ci aiuteranno ad entrare in questa dimensione. Oggi quindi di crocifissi velati, sapete che c'è questa antichissima tradizione della Chiesa, della velatura, dei crocifissi, in teoria anche delle statue, tutte le immagini sante. Cosa significa e qual è lo scopo nel cuore dei fedeli? Riflettere e meditare sulla bruttezza di una vita senza Dio, il vuoto di una vita senza Dio. Noi stiamo in una chiesa bellissima, no? Penso che tutti quanti sappiate quanto è bello contemplare un'opera d'arte. Una vita senza Dio è brutta, è vuota, è gelida. Abbiamo sentito che dalle mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si è fatto buio su tutta la terra. Questa settimana le nostre bellissime cappelle, tutte illuminate ordinariamente, saranno buie, non perché non è bello quello che hanno, ma sempre per aiutarci. Se lo sapete che la liturgia della veglia pasquale comincia con il segno della luce, quindi il contrasto tra il buio di chi brancola nell'errore, nel peccato, nell'ignoranza, che non conosce Gesù, e la luce che porta Cristo risorto. Sono tutti quanti importantissimi spunti di riflessione che ci vengono dati. Poi abbiamo fatto un'altra cosa: prima di arrivare qui abbiamo fatto una processione. Attenzione, ciascuno di voi porterà a casa, altro segno molto importante, il ramoscello d'ulivo. Che cos'è il ramoscello d'ulivo? Questo più o meno lo sanno quasi tutti, no? Che cosa simboleggia il ramoscello d'ulivo? La pace, giusto? E come mai portiamo in processione il ramoscello d'ulivo e ce lo portiamo a casa? È un sacramentale, è un benedetto. Cosa dice San Paolo? Cristo è la nostra pace, colui che ci ha riconciliati con Dio. E come ha fatto Gesù a fare pace? A farci fare la pace con Dio e a farci fare la pace tra di noi? Come ha fatto? Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo. Si è preso su di sé tutto il male, attenzione, il male causato da noi e dal peccato dell'uomo, condividendone tutte quante le conseguenze nefaste, non ultima la morte. Prima una carissima figliola, gentilissima e molto delicata nei miei confronti, ecco, sapete che recentemente, proprio ieri, ho avuto un lutto in famiglia, mi veniva a dire: la vita è bella e triste perché purtroppo è tanto brutto separarsi dagli affetti e non vedere più, non parlarci più. È vero o non è vero? Dice: ma perché succedono queste cose? Figlia mia, ecco perché, lo vediamo tra poco. Guarda, questo libro non avremmo mai dovuto leggerlo, mai. Ma tutto questo accade a causa nostra, a causa di Gesù. Gesù addirittura si è preso, morendo, della più orrenda morte che si potesse pensare e immaginare a quell'epoca. Per cosa? Non per togliere la morte corporale non può essere tolta,
ma per restituirci la vita eterna, ora qui, con la risurrezione della nostra anima, dal peccato e da ciò che provoca ogni male, e con la partecipazione alla sua risurrezione nel giorno della parousia, nel giorno della vita eterna. Allora voi capite lo stile di Gesù: silenzio e mi prendo su di me tutto il male. Vi siete mai chiesti perché prima della comunione il sacerdote dice: Signore Gesù Cristo, vedete gli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate i vostri peccati, e poi invita a scambiarsi la pace. Attenzione su questo scambio della pace, avrò modo di scrivere qualcosa, perché recentemente la Congregazione della Dottrina della Fede, voi sapete che la Congregazione della Dottrina della Fede, per chi non lo sapesse, è l'organo del Magistero ordinario del Pontefice. Quando esce un documento della Congregazione della Dottrina della Fede, sapete perché? Perché il Papa dice al Cardinal Müller: guarda, c'è questo problema, per favore scrivi qualcosa. Il Cardinal Müller scrive e il Papa firma. 2-3 settimane fa è uscito un articolo su Chiesa Pontina che vi ho invitato a leggere, sul fatto della cremazione. Prima ancora di questo ne uscì un altro, proprio per volontà di Papa Francesco, sul segno della pace della liturgia. Perché? Perché molte volte questo segno diventa un'occasione per fare, perdonatemi, baldoria prima della comunione. Questo non si deve fare, poi ne parleremo, ma per spiegarne bene il significato. Perché scambio la pace simbolicamente nel rito romano, un semplice gesto con chi mi sta vicino? Perché se io non sto in pace con tutti, io non mi posso fare la comunione. Non posso, faccio un sacrilegio orribile. Cioè, tu quando vai a fare la comunione, ricevi Gesù. Gesù si è fatto ammazzare senza fiatare. Ma come fai a stare in guerra con una sola persona? Capite? Noi non siamo più grandi di Gesù. Io lo capisco che umanamente parlando è difficile, però noi siamo discepoli di Gesù, dobbiamo metterci al Vangelo. Non ci sono giustificazioni, non ci sono se, non ci sono ma. Gesù ha fatto questo, capite? Quando noi moriremo, mio cognato già lo sa bene che mi sta ascoltando, Gesù ci aspetta dicendo: io ho fatto questo, figlio mio, per te. Ti ho dato questo esempio. E tu che hai fatto? Vai a quel paese, uno che sta di panico, non parli più con la persona perché ti ha fatto uno scambio. Dai, un giorno, guardate ragazzi, figlioli magari, voi sapete che io sono amico dei mezzi di comunicazione sociale, ma sono nemico dell'uso dei mezzi di comunicazione sociale. Io ritengo uno dei mali più gravi del nostro tempo, detto da me, qualcuno salterà sulla sedia, sapete qual è? Sono i social network, sono Facebook, dove quando uno va dietro una scrivania, su dietro una tastiera, comincia a sparare, io leggo delle cose delle volte, allucinanti, sparano a zero, contro il Papa, contro questo, contro sacerdoti, tra di loro, discussioni infinite, insulti, parolacce. Ma che è sta? E qualcuno si pensa pure di essere cristiano e di agire per la gloria di Dio. Ma che siamo matti? Ma tu stai? Allora, questa settimana, io tutto, come promesso, ci invita ad una profonda revisione di noi stessi, ad un profondo silenzio. Sapete, bisogna preparare per Pasqua una buona confessione, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che ci illumini. Non pensiamo di essere senza peccato. Gesù lo disse nell'episodio dell'adultera, che lui è senza peccato, scagli per primo la pietra. Noi non siamo senza peccato. Se non ne siamo consapevoli, vuol dire che stiamo al buio, come le cappelle. Cioè, non siamo stati ancora illuminati, ci pensiamo di essere giusti, assomigliando ai farisei, senza esserlo. Guardate che Gesù non si è sbagliato, dico sempre, a soffrire la passione e a morire in croce. Se Gesù ha fatto una cosa così estrema, così dolorosa, ma ci sarà un motivo o no? O è andato, l'ha fatto perché non c'era niente da fare. Lo ha fatto perché noi non solo che ce ne abbiamo dei peccati, ma ce ne abbiamo tanti e grandi. E molte volte, purtroppo, ce li abbiamo pensando di non averli. Ricordate, due domeniche fa, il cieco nato, quando dice Gesù: se foste senza peccato, se voi foste inconsapevoli, sareste giustificati, ma siccome dite, noi vediamo, la vostra colpa rimane. Quindi, che non avvenga che ci chiudiamo alla luce del Signore o ci trinceriamo nelle nostre certezze di essere più o meno giusti o a posto, perché dinanzi a quello che abbiamo ascoltato oggi, io posso dire con certezza e senza che nessuno si offenda: a posto non c'è nessuno, e tutti quanti noi dobbiamo
e essere umili, accogliere, convertirci e vedere quanto e come la nostra vita per niente assomiglia alla testimonianza che dà Gesù, sofferente e crocifisso per la nostra salvezza. Chiediamo alla Madonna questa santissima settimana e chiediamole di farcela vivere in umiltà, in preghiera, in silenzio, in profondo raccoglimento per giungere nuovi domenica prossima alla Santa Festa di Pasqua. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.